Ciao ragazzi, benvenuti. No, ma è sempre la solita roba, non mi piace. Ma e se foste voi a farmi il video iniziale? Cioè, per me alla fine è sempre uguale vedere i miei video dove ci sono sempre io che ciao ragazzi, tipo, fatelo voi. Se vi va di essere negli intro dei video del mio canale, mi potete mandare un video, meglio se ve lo fate in orizzontale, perché qui su YouTube i video sono in orizzontale. Mi raccomando, il format più o meno deve essere sempre lo stesso. Io dico ciao ragazzi, benvenuti, oggi parliamo di più o meno. Potete cambiare qualcosina, ma non è che mi potete dire ciao, oggi ho mangiato la minestra e stasera vado. No, anche perché poi come faccio a far partire il video, incollare, fare cose. Unica cosa, lo so che è una menata ragazzi, ma se volete farlo e mandarmelo tranquillamente su Instagram, su Facebook, per mail, fatemi un WeTransfer, fate quello che volete, ma insieme qui sotto in descrizione trovate anche una paginetta da stampare e da firmare, perché dovete autorizzarmi a mettere il tutto sul canale, se no io non lo posso mettere. Quindi per farvi in fretta fate il video, firmate questa cosa e mi mandate tutto insieme, così io sono bello tranquillo e poi aspettate che esca il vostro intro sul canale. Dove ero rimasto con l'intro comunque? Ah, forse oggi parliamo di stick tricks e numeri pazzeschi con le bacchette. No, non è vero. Oggi voglio parlarvi di stick tricks in realtà, cioè sono comunque numeri di bacchette, ma che ci servono veramente. Sono quei numeri che faccio io con le bacchette, ma in realtà non sono dei numeri, sono solo dei modi per aiutarmi a fare certe cose che adesso vi spiegherò. Perché ho voluto fare questo video? Perché praticamente mi avete chiesto come faccio a passare da traditional a match, o dal match da traditional, oppure come faccio a passare sul side stick girando la bacchetta al contrario velocemente. Quindi oggi non vi voglio spiegare niente di numeri con le bacchette che non so fare, tra l'altro. Andiamo un po' indietro così riprendiamo anche il pad. In pratica questi qua sono trucchetti tra virgolette che mi sono venuti un po' così suonando. Mi sono un po' inventato questo modo che non so se sia giusto o sbagliato, però devo dire che mi aiuta molto. E quindi oggi voglio provare a spiegarvelo, non so se riuscirò, però ci provo. Partiamo dalla matched. Per passare alla traditional, in pratica cosa dobbiamo fare? Il movimento è questo. Ed è comunque molto veloce. Io cosa faccio? Sinceramente non lo so. Praticamente prendo la bacchetta in questo modo, faccio passare tutte le dita sotto la bacchetta, con indice e medio le faccio girare e poi infine, dato che la bacchetta è girata, vado a togliere l'indice da sotto la bacchetta e la metto sopra. In questo modo passo alla traditional. Quindi così. Magari poi ve lo faccio al rallentatore. Per passare da traditional alla matched faccio una cosa molto semplice, nel senso faccio ruotare la bacchetta e in pratica la prendo in questo modo qua, con la bacchetta tra medio e anulare, e poi semplicemente faccio passare medio e indice sopra la bacchetta e la riprendo normale. Questo è un po' più strano come metodo, praticamente dalla traditional faccio questo, così arrivo ad avere la bacchetta qui in mezzo e poi la prendo in questo modo. Poi fatto più veloce diventerà questo. Questa cosa qua, pur essendomela inventata tra virgolette, poi in realtà no, perché ho visto che Jojo Mayer, sempre stranamente quando si parla di tecnica c'è Jojo Mayer, mi sembra la faccia come la faccio io, cioè io la faccio come la fa lui. Invece per quanto riguarda il side stick è tutto un altro paio di maniche, sicuramente nessuno fa quello che faccio io, perché faccio una roba veramente brutta da vedere ma funzionalissima, per me è funzionale, quindi va bene così. In pratica il movimento è lo stesso che usavo prima per passare in traditional, però dopo aver fatto passare tutte le dita dietro la bacchetta la faccio andare al contrario e rimango così, e poi l'indice lo faccio andare sopra in modo da essere di nuovo in match. L'unico problema è che facendo così sto tenendo la bacchetta al contrario. Ah, ecco perché non l'ho detto. Col side stick a me piace più usare la bacchetta al contrario in questo modo qua, perché ha un suono migliore, più potente, mi piace di più. Però se io la uso così è un problema, perché sto usando la bacchetta troppo in avanti adesso, quindi faccio tipo come se mi infliggessi un colpo con la spada, faccio così. Cioè lo so che è brutto da vedere, però è funzionalissimo e si fa veloce, nel senso tu sei lì che suoni pa pu pa pu tic. Vedete che è velocissima la questione. Quando poi devo ritornare ad avere la bacchetta dritta e sono così, farò la cosa al contrario, quindi la faccio girare, mi do una pugnalata e poi ho di nuovo la bacchetta normale. Quindi io spero di avervi aiutato. Se c'è qualcosa che non è chiaro, perché io a spiegare queste cose non è che sia tanto bravo, ci ho provato. Se c'è qualcosa da dire in più mi raccomando scrivetemelo qui sotto nei commenti. Se avete un modo migliore scrivetemelo sempre qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace. Ricordatevi, se volete, se vi va, di mandarmi il video che metterò nei prossimi intro. Basta così, ci vediamo al prossimo video. Ciao.